Sembrava che il calendario dell'estate gelese, dopo le dimissioni dell'assessore agli eventi Cristian Malluzzo, non dovesse decollare e invece, complice probabilmente l'entusiasmo per l'inaugurazione della mostra sulla nave, l'amministrazione comunale è riuscita a mettere su un cartellone che allieterà le serate dei gelesi già a partire dalla prossima settimana e fino alla fine di settembre. Oltre 100 eventi in calendario che spaziano dalla musica al teatro, passando per la cultura e la moda. Tantissimi eventi, dopo quella più importante ovviamente della nostra città, che è l'esposizione della nave greca, non potevamo non continuare con un ricco calendario degli eventi estivi. Ovviamente tengo a ringraziare anche l'assessore Malluzzo che ha comunque, pubblicando l'avviso pubblico a maggio, contribuito alla presentazione di tantissime iniziative che oggi si trovano la maggior parte nel nostro cartellone. In cartellone anche alcuni big della musica come l'ex voce dei Mattia Bazzarra, Silvia Mezzanotte, e la cantautrice catanese Carmen Consoli. Torna anche la comicità con lo show di Giobbe Covatta e lo spettacolo della attore comico Marco Manera. Uno spettacolo divertente, uno spettacolo dove cercheremo di prendere in giro un po' tutto e prenderci in giro anche noi, perché poi alla fine la cosa divertente è quando noi ci ritroviamo nei nostri vizi e nelle nostre virtù. Ci divertiremo, sarà una serata di cabaret, sarà l'8 agosto e sono felicissimo di essere a Gela per fare festa insieme a tutti quelli che vorranno partecipare. Spazio anche agli eventi che ormai fanno parte della tradizione estiva gelese. Tornano ad esempio i mercoledì di cronaca, ma anche il Pagliantino e il Palio dell'Alemanna. E poi ancora i grandi show come il premio Eleonora Lavore e la Kermesse Canora, una voce per la Sicilia. Spazio quest'anno anche alla grande moda con una tappa del famoso concorso The Look of the Year. La nostra idea è proprio quella di portare la bellezza nel nostro territorio. Lavoriamo e operiamo su tutto il territorio italiano con la direzione nazionale di Mario De Vidio in The Look of the Year, e il nostro orgoglio è sempre quello di portare poi delle serate importanti sul nostro territorio. Lo abbiamo sempre fatto. Il 31 di luglio, proprio domenica prossima, sul Belvedere di Gela, sul Viale Mediterraneo, avremo modo di accogliere gran parte della popolazione, quindi è uno spettacolo pensato proprio per la popolazione. Quindi non solo ci sarà moda, concorso di bellezza, ma collaboreremo con la Scuola del Balletto di Pamela Arces, con la Scuola Calliope e tanti artisti, e non solo nel mondo della musica, del canto e del ballo, ma ci saranno anche tante altre novità che in queste ore stiamo proprio per concludere come accordi, quindi vi aspettiamo numerosi. Soddisfatto il sindaco Lucio Greco, che punta sull'accoglienza della città. Siamo pronti per accogliere, dell'accoglienza ne vogliamo fare una bandiera di rilancio. La comunità è stata sicuramente, certamente, fortemente sensibilizzata da questo punto di vista.